Allora, Walter Antonini, insomma, è un grande sogno che si sta realizzando, quello del giardino riabilitativo. Proprio in questo istante è in corso l'inaugurazione, pochi minuti fa c'è stato il taglio del nastro e ora con le autorità il giro di questo percorso che loro fanno da sani, non devono fare riabilitazione, invece è molto importante, vero, per chi deve recuperare. Sì, credo che sia uno dei progetti più innovativi che ci sia in questo momento, cioè quello di aver realizzato delle piccole barriere architettoniche, non perché fuori ci vogliano, ma perché bisogna comunque imparare, finché non le si abbattono tutte, a conviverci. È un'idea innovativa, è unica in Italia, ci abbiamo lavorato in tanti. Credo che la cosa più bella da dire è che questo è veramente una realizzazione della comunità, di tutto il nostro territorio, che ci ha messo il massimo, ci ha messo eventi, manifestazioni, risorse, soprattutto il mondo dello sport. A proposito del mondo dello sport, anche il calcio, tu sai che noi di StadioTardini.it seguiamo molto da vicino il Parma Calcio, io ricordo che c'era stato anche un evento, una partita, no, per questo progetto. Più di una, abbiamo avuto il Parma Calcio piuttosto che i dilettanti, piuttosto che il trofeo delle province, piuttosto che il CSI, abbiamo avuto tantissime iniziative di carattere sportivo, in particolare anche del calcio, che hanno raccolto fondi. Questo perché ovviamente l'idea dalla quale siamo partiti è che se non ci sono risorse pubbliche per realizzare qualcosa di così importante, devono esserci allora a questo punto la comunità che si muove a favore dei cittadini che sono più in difficoltà. E l'inaugurazione significa che il giardino è terminato oppure ci potrà essere qualche altro intervento? Io credo che oggi inauguriamo e perché è già utilizzabile. Può essere già attivo e può essere già utilizzato per fare delle cose. La cosa più importante è che nulla è fermo, cioè ogni idea aggiuntiva può essere fatta. Noi pensiamo ad esempio di portare in questo momento anche delle altre attrezzature per avvicinare le persone allo sport. Quindi un canestro, il tavolo da tennis e altro. Quindi utilizzare anche lo sport per la riabilitazione. Un piccolo giro ricognitivo, cosa possiamo immortalare di importante di questo giardino, Walter? Io direi almeno oggi tanta gente, tantissima gente, una piccola parte di quelli che hanno contribuito a questo evento.